A Davoli Marina, presso il centro polifunzionale, si è svolta la giornata Natale ieri e oggi, con il pranzo offerto dall'amministrazione comunale e preparato con tanta cura dalla ditta Cerisa di Salvatore Saccomanno, con la regia del cuoco Vittorio Viscomi e la sua squadra Anna, Rita, Caterina e Roberta. Roberta Gualtieri ha anche preparato per gli ospiti una gustosissima torta. Noi a Davoli da 2 anni e mezzo stiamo mettendo in campo tante cose per il sociale e sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Solo chi non vuol vedere non vede quello che stiamo facendo nel sociale. Oggi è una giornata importante perché? Perché è la prima volta nella storia di Davoli che l'amministrazione comunale, insieme anche al forte contributo che hanno dato la parrocchia di Davoli Marina e quella di Davoli Superiore, ha messo in campo questo pranzo con gli anziani, se li vogliamo chiamare anziani, ma anche, ci sono anche i ragazzi, i bambini. Perché? Per stare un attimino insieme, perché non è tanto il pranzo in sé, ma è la voglia di stare assieme, far vedere che il Natale arriva e si vuole partecipare tutti insieme a questa festività, far ascoltare ai ragazzi le esperienze che questa gente ormai di una certa età ha avuto negli anni trascorsi, come era il Natale magari ai loro tempi, e questo è un momento di socialità bello, veramente importante. Io come sempre mi succede quando ci intervistate assieme con l'assessore Zangari, la devo ringraziare per questa ulteriore io direi iniziativa che ha messo in campo, e che dire, è un attimo di socialità veramente conviviale, bello, che noi speriamo di poter ripetere anche negli anni a venire, fin quando saremo qui all'amministrazione. Sono piccole cose, piccoli segnali, però sono quei segnali che forse sono più importanti di tante altre cose che si possono mettere in campo per chi amministra una comunità. Io voglio ringraziare, ecco, per concludere, tutti quelli che hanno collaborato anche con la forza fisica a mettere in campo questa giornata, a far sì che tutto ciò si potesse realizzare. Quindi un grazie veramente di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato. Sì, come titola la locandina Natale Insieme 2017, tra bambini di ieri e di oggi, perché non dobbiamo dimenticare il ruolo importante che i nonni hanno per questi bambini, con il loro carico di esperienze, il loro vissuto, sicuramente un vissuto natalizio diverso da quello che vivono oggi i nostri bambini. Il messaggio che vogliamo mandare è proprio questo, il vero valore del Natale da riscoprire attraverso di loro. È un'iniziativa peraltro che è venuta in mente perché è stato un anno ricco, dedicato proprio alle famiglie, agli anziani e ai disabili. Infatti ci ho tenuto a sottolineare che in questo anno molte famiglie hanno soffritto dell'assistenza anche domiciliare attraverso 3 operatrici del nostro territorio, che sono state veramente lodevoli. 3 operatrici appartenenti alla categoria della mobilità in deroga, che adesso purtroppo concluderanno il loro progetto, ma che hanno dato sollievo a molti anziani che per giunta erano soli, quindi un sollievo anche alla loro solitudine. L'obiettivo è proprio quello, far uscire molti anziani che vivono soli, che magari non hanno familiare qui nel nostro paese, per farli vivere una bella esperienza oggi con i nostri bambini che li allieteranno con canti e altri spettacolini. We wish you a Merry Christmas.
professore Aldo Marcellino e dei Vincenziani, le sue valutazioni su questa iniziativa? Io direi che quando c'è aggregazione vuol dire che si va nella direzione giusta. Noi Vincenziani non potevamo mancare a questa bellissima manifestazione che vede uniti i giovani, i giovanissimi con gli anziani. È un'esperienza notevole che noi ci auguriamo sarà ripetuta nel futuro, anzi intensificata, perché è veramente molto bella, è una manifestazione ben riuscita, ben organizzata. Dobbiamo ringraziare questa amministrazione, anche l'Azione Cattolica e gli stessi Vincenziani che hanno partecipato alla buona riuscita di questa giornata. Con Don Gregorio, un'iniziativa, dicevamo, sociale e lodevole da parte dell'assessorato di Giuseppina Zangari, questa connubio tra anziani e bambini. Sì, era stata bella questa iniziativa, questo connubio, perché anche se noi ogni anno abbiamo avuto la festa di Natale degli anziani in parrocchia, io penso che questo, qua bisogna lavorare in rete per cercare di coinvolgerne il più possibile e anche lavorare, anche come da noi, tra due paesi, anche se la stessa realtà di Davoli, però sono due comunità lo stesso diverse, e quindi cercare di aumentare questo connubio tra sopra e sotto, tra Davoli Superiore e Davoli Marina, e quale occasione più propizia del Natale, no? E trovo che è stato, diciamo, veramente eccezionale l'idea, che ha trovato anche nei membri del volontariato parrocchiale un aiuto prezioso, sia i Vincenziani, sia la Caritas, sia il gruppo giovani, sia il gruppo dei bambini. E allora vediamo anche come diciamo, una parrocchia è veramente una ricchezza per un paese, perché tante volte mi domando cosa sarebbero i nostri paesi senza parrocchie. Siamo a fine pranzo, diciamo, sindaco, com'è andata? È andata benissimo. Io devo fare i complimenti qui all'amico Salvatore che ha preparato questo pranzo, veramente da quello che si vede sono rimasti tutti contenti, un pranzo eccezionale, ma non era tanto questo, la bontà del pranzo era, ecco, l'idea che noi abbiamo voluto mettere in campo insieme a tutti gli altri che hanno collaborato a questo, era quello della convivialità, dello stare insieme, della partecipazione. Questo è stato sempre il nostro motto, la partecipazione. Credo che il risultato sia stato ottenuto. E di nuovo complimenti, ma complimenti soprattutto a Vittorio e ai suoi collaboratori che hanno messo in campo un pranzo veramente bene, buono. Grazie. Questa è la ditta che è alla mensa qui a Davoli, sindaco? Sì, questa è la ditta che ha vinto la gara d'appalto per la fornitura dei pasti alle scuole di Davoli Marina e Davoli Superiore. Diciamo che è una ditta alla quale io fino ad oggi devo fare i complimenti, perché non ci sono state checche di lamentele come negli anni passati, e quindi questo è un motivo anche per noi di orgoglio, perché noi abbiamo imposto nella gara che abbiamo fatto per l'apertura della scuola, nel bando noi abbiamo messo che la cucina doveva essere su Davoli Marina, perché un conto è cucinare sul posto e poi fornire subito il cibo, un altro conto è cucinare a Catanzaro o a Lamezia e poi trasportarlo, non è la stessa cosa. Poi la qualità è ottima e quindi io faccio veramente i complimenti al signor Saccomanno. Una ditta all'avanguardia, ma una grande squadra. Bene, certo che sì, io sono veramente onorato di essere qua oggi e orgoglioso di avere questi validi collaboratori che fanno veramente, hanno creato veramente un bel gruppo. Siamo sul mercato da un po' di tempo, diciamo che le cose vanno abbastanza, vanno bene, quindi comunque il nostro motto è quello di creare sempre qualità e di cercare di dare sempre il meglio, perché abbiamo a che fare con bambini, quindi è giusto che sia così. Ringrazio tanto il sindaco che ci ha comunque coinvolto in questa iniziativa. Ne siamo veramente contenti. E può avere un maestro come Vittorio? Un maestro, Vittorio è un grande, ma i collaboratori sono altrettanto grandi. Bravo. Sono altrettanto grandi.
Vittorio, con le posate, con tutto, sei grande. Vediamo se sai parlare pure. E niente, io sono contentissimo di aver fatto questo pranzo per questi nostri paesani qua, con tutti i miei collaboratori però, non ci sono solo io. C'è Roberta, Anna, Caterina, Rita e poi ci sono quell'altro nelle scuole che dividono i pranzi. E quindi, che vi devo dire, ormai sono 3 anni che noi lavoriamo con la ditta Cerisa del signor Saccomanno, ci troviamo benissimo e speriamo di andare avanti con gli anni. Con la benedizione di Don Gregorio. Sì, certamente, certamente. Don Gregorio, la benedizione ci vuole a questi ragazzi. Beh, la benedizione già l'abbiamo avuto nel cibo che abbiamo mangiato, che è tutto certamente dono di Dio, ma anche di chi l'ha preparato, perché se ci mancano ai buoni doni di Dio, quelli che poi lo rovinano, povero cibo. Allora grazie a voi di cuore, si vede che l'avete fatto con amore e con tanta competenza. Mi congratulo e speriamo di continuare ancora a fare, ecco, a portare avanti questa qualità che oggi vi ha distinto. A voi tanti auguri e grazie per il lavoro.